Professore, lei nell'intervista sul libro Escort, questa intervista molto bella, molto interessante, che vogliamo appunto riprendere per questa puntata di Klaus Condicio, dice a un certo punto ci sono sicuramente ovviamente quelle sfruttate, lei parla esplicitamente delle extracomunitarie, di tutte quelle che sono vittime del racket, ovviamente non ne fa mistero, ne fa esplicita menzione. Però parla anche raccontando storie di prostitute perfettamente integrate, nella, tra virgolette, integrate nel loro ruolo e parla anche di una zona grigia, cioè di donne che hanno iniziato, esordito la loro carriera come prostitute, poi si sono diventate amanti, in particolare c'è la storia di una specie di manager che racconta donna che ha fatto questo percorso. Allora, questa prostituzione integrata, chiamiamola così, questa nella società più se vogliamo nascosta, però non meno presente, non meno incisiva, come la possiamo definire? Prostitute istituzionali, prostitute, come potremmo definirle queste signore che descrive lei? Tanto tante questo, sì. poi se vogliamo comunque rimanere al discorso prostituzione, dobbiamo fare due. No, scusi, professore, mi permette una domanda, sempre sul sommerso. Una stima non scientifica, ribadisco non scientifica, ma una sua stima nella sua carriera, importante carriera di criminologo, ma anche di uomo sensibile dal punto di vista psicologico, cioè di queste donne che si vendono in modo sommerso, quante sono? Il 15%, il 20%? Da una sua personale stima, cioè non la vendiamo come La mia scientifica. stima personale che feci, che ho fatto, insomma, io seguo questo fenomeno della prostituzione ormai da 30 anni. Il mio secondo articolo scientifico sulla prostituzione, quindi sono 35 anni. Già allora feci una stima di circa 200.000 donne e oggi. No, no, parliamo di quelle inserite nella società, quelle che ha descritto lei prima, quelle che si vendono, diciamo. Esatto, guardi, questo diciamo che secondo me Beh, sono molte di più. arriva a circa 1 milione di donne. Direi Un proprio milione di di sì. donne di cui 200.000 sono nell'area, quella che noi chiamiamo prostituzione. Ma perché? Perché lo fanno come mestiere, insomma. Mentre poi ci sono, una volta fece scalpore, adesso non ricordo in che anno era, Bella di giorno, se lo ricordo, il Sì, film è del Bolognetti. bellissimo, bellissimo film. Ecco, È sull'ipocrisia sì. borghese. Ma non è finito, non è che quel fenomeno è finito. Tutt'altro si è diffuso in una maniera spaventosa. Spaventosa anche tra le studentesse.